Gabriel Guevara e Nicole Wallace postano contenuti insieme fuori dal set di È colpa tua. Siamo entrati nella seconda settimana di riprese di È colpa tua, il sequel di È colpa mia. Infatti Gabriel Guevara e Nicole Wallace sono tornati al lavoro e hanno ricominciato a postare contenuti insieme, anche fuori dal set. I fan di È colpa mia non vedevano l'ora di poter rivedere i propri beniamini lavorare insieme, e finalmente quel momento tanto atteso è arrivato. A testimoniare il ritorno sul set ci hanno pensato gli attori, postando alcuni divertenti video e foto durante i loro momenti liberi, lontano dai chat delle riprese. Il primo è stato Gabriel Guevara, che ha immortalato la collega mentre si era assopita durante un viaggio in auto. Successivamente Nicole Wallace ha postato uno scatto mentre mangiava assieme a Gabriel Guevara. Questi sono solo i primi contenuti che Gabriel Guevara e Nicole Wallace condividono da questo nuovo viaggio sul set di È colpa tua. Sicuramente nei prossimi giorni scopriremo ancora più dettagli dal dietro le quinte, tra scherzi, divertimento e tanti momenti indimenticabili per il cast. Se particolari intoppi, il sequel potrebbe arrivare su Prime Video entro la fine del 2024. Dopodiché uscirà anche il terzo e ultimo capitolo della saga, ispirata ai romanzi di Mercedes Ron. A proposito del primo bacio in È colpa mia, Nicole Wallace ha rivelato a Express.co. La giovane attrice ha infatti confessato che ci sono voluti numerosi take prima di riuscire ad ottenere il risultato perfetto. Alla domanda diretta se ci fossero state scene girate parecchie volte, l'interprete di Noah ha risposto senza girarci intorno. Il primo bacio. L'abbiamo rifatto un sacco di volte. Sentivamo la pressione ed eravamo molto nervosi. Volevamo che fosse perfetto. Abbiamo provato diverse cose, in modo da avere più opzioni. Fortunatamente, Nicole Wallace e Gabriel Guevara hanno dimostrato sin da subito di avere una buona sintonia, conoscendosi anche da tempo. Prima di È colpa mia, infatti, hanno recitato insieme in Scam Spagna. Colpa mia, i due protagonisti della serie sono davvero fidanzati o amici? Spunta una nuova foto con dedica. Gabriel Guevara e Nicole Wallace, i due protagonisti di Colpa mia, nelle ultime ore sono tornati a far parlare il pubblico. La complicità tra i due attori è evidente dentro e fuori dal set. A confermarlo, nelle ultime ore, è arrivata una fotografia con una dedica un po' sospetta, vediamola insieme. Gabriel ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia in compagnia di Nicole. Sopra di loro l'attore ha inserito una scritta, "Mi amorsito", accompagnata da un cuore rosa. L'espressione può essere tradotta in italiano come "il mio tesoro" o "il mio amore" e solitamente è un nomignolo utilizzato dai fidanzati più che dagli amici. È la conferma che c'è qualcosa in più tra i due rispetto ad un semplice legame di amicizia? Vi terremo aggiornati. La causa di questa ship probabilmente sta anche nelle foto particolari che i due hanno postato su Instagram qualche giorno fa. Infatti negli scatti in questione i due si baciavano e venivano immortalati mentre le loro lingue si toccavano. Ma in realtà il tutto era semplicemente parte di un servizio fotografico costruito probabilmente per promuovere il film. Inoltre l'attore ha precisato che al momento è single, dopo aver chiuso recentemente una relazione. Gabriel Guevara rivela cosa ha pensato di Nicole Wallace quando l'ha vista ai casting di È colpa mia. I due si conoscevano già prima del provino, e l'attore ha spiegato com'è stato per lui rivederla ai casting e ottenere entrambi la parte. È incredibile, perché è il mio primo film da protagonista. Ovviamente, quando mi hanno detto che dovevo interpretare un tizio che guida le macchine, litiga e lega romanticamente con la sua sorellastra, sono rimasto senza parole. Fino ad allora non conoscevo i libri, ma ora ho scoperto che è un personaggio molto figo. Inoltre, sto per lavorare di nuovo con Nicole Wallace, che è meravigliosa. Abbiamo già condiviso il set di Scam, che è stato il nostro primo progetto, e ora ci incontriamo di nuovo nel nostro primo film. Oggi invece Gabriel Guevara racconta, sempre a GQ,
come è stato il provino con Nicole Wallace, e in particolare il momento in cui i due si sono rivisti ai casting. Siamo sempre andati d'accordo, da quando abbiamo lavorato a Scam. Sapevo che era con me al casting, e quando l'ho vista entrare dalla porta entrambi abbiamo dato di matto. Per me è stato un vantaggio, perché ci siamo aiutati a vicenda per superare il provino e per fortuna ci hanno presi entrambi. Mi avevano già detto che mi avevano selezionato, e dovevo fare una seconda prova con Nicole e un'altra finalista. Ovviamente con lei è andata molto meglio perché ci conoscevamo già, avevamo fiducia, c'era un certo feeling. Come vi abbiamo già raccontato, i due sono ricorsi a un trucchetto per riuscire a ottenere entrambi le loro parti al provino. Il fatto che si conoscessero già ha permesso loro di sbaragliare la concorrenza. Gabriel Guevara ha poi parlato di come lui e Nicole Wallace hanno gestito le scene più hot del film. I due sono stati aiutati da un coach, e hanno sempre affrontato insieme ogni difficoltà. Con Nicole c'è sempre stata un'ottima atmosfera e molto rispetto. Per qualsiasi cosa ci siamo parlati e abbiamo discusso anche con il nostro coach dell'intimità. Prima di Colpa Mia ci conoscevamo da Scam, e sebbene non avessimo scene di quel tipo, la fiducia esisteva già. In generale le scene di sesso possono essere fredde, ma ho fatto del mio meglio per non essere così, per rendere tutto più divertente. Il sequel potrebbe arrivare su Prime Video entro la fine del 2024. Per il momento, però, si tratta solo di un'ipotesi. Poiché è Colpa Mia 2 un contenuto originale Amazon, sarà facilissimo poterlo vedere in streaming. Esattamente come il primo film, il sequel verrà, infatti, caricato sulla piattaforma Prime Video, che è compresa all'interno dell'abbonamento ad Amazon Prime. Ecco le anticipazioni in arrivo. Nel web è diventato famoso un bellissimo trailer. Pronti nel vederlo? Il video trailer è in italiano con sottotitoli in tutte le lingue. Via! Buona visione! Eravamo migliori amici fin da piccoli, ma ci siamo messi insieme a metà del liceo. Forse stavamo insieme anche prima, ma non ce ne eravamo accorti. Eccoci qua. Abbiamo visto una breve anteprima. Potete vedere tutti i video nel canale YouTube della doppiatrice e creatrice Giulia Segreti. Lei è una doppiatrice e attrice. La sua voce fa provare forti emozioni. Lei è italiana. Nei suoi video puoi anche attivare tutti i sottotitoli. Lei usa la propria voce in modo innovativo e particolare, ed è popolare sul web. È vero, non hai avuto un buon esempio, ma hai imparato a mie spese che dagli errori si impara e si diventa persone migliori. Lei apre 10 anni fa il suo canale YouTube e inizia a caricare audioletture di libri moderni e la collaborazione con la voce maschile Barone Mark Kehl. Realizza anche audioletture su commissione per scrittori emergenti italiani. Giulia e Barone sono una coppia anche nella vita reale. Senza di lui la maggior parte del lavoro non era possibile. Beh, ci siamo conosciuti attraverso la grande passione per il doppiaggio e per le letture. Giulia stava cercando una voce maschile per il suo progetto e una volta sentita la voce di Barone, ha scoperto che vivevano nella stessa regione. Hanno doppiato entrambi qualche film importante e qualche film per la TV. Hanno partecipato a vari famosi programmi televisivi italiani. Giulia è un'artista Spotify. Realizza con la sua voce cover recitate in italiano. Trovate anche questi video nel suo canale YouTube. Lei è una scrittrice. I suoi libri, per il momento, sono destinati ad un pubblico di bambini con protagonista il suo cane, Pongo. Ha scritto anche una biografia e per il futuro si sta organizzando per la stesura di romanzi per adulti. Giulia ha recitato in teatro in vari spettacoli e fiere per alcuni anni. È fantastica e le piace stuzzicare con la sua voce. Io, insieme a voi, ho una lunga strada da percorrere. E mentre percorriamo insieme questa strada,
Altre persone si uniranno.